Rassegna stampa di oggi, 26 febbraio 2018. Cari amici, questa è la seconda edizione della nostra rassegna stampa che è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. TAV, il governo ammette, sul numero ci siamo sbagliati, ma si farà lo stesso. Dicono che il tempo è galantuomo, forse è così. Un esempio è quello che emerge dalla lettura di un recente documento dell'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. C'è scritto: non c'è dubbio che molte previsioni fatte quasi 10 anni fa, in assoluta buona fede, anche appoggiandosi a previsioni ufficiali dell'Unione Europea, siano state smentite dai fatti, soprattutto per effetto della grave crisi economica. Lo scenario attuale è quindi molto diverso da quello in cui sono state prese a suo tempo le decisioni. Quindi, cari amici del governo, ripensateci un attimino. Renzi dice: PD perde, resto segretario. Utenti su Twitter scrivono: il passo indietro glielo faranno fare i suoi compagni. Parlando a Italia 18 su Sky TG24, l'ex premier chiarisce di non essere disposto a lasciare in caso di sconfitta del Partito Democratico. Poi aggiunge che l'assenza di una maggioranza dopo le urne sarà anche colpa di chi ha votato no il 5 dicembre 2016. Ma che si danno la colpa loro, i politici, sempre gli altri. Benissimo. Inchiesta rifiuti, ancora un incendio doloso colpisce i familiari dei giornalisti di Fanpage. E due, dopo il caso dell'appartamento a Napoli, adesso tocca a un bar a Cava dei Tirreni. Insomma, due, quindi salgono a due casi di incendi sospetti contro i familiari dei giornalisti di Fanpage, la testata web che sta pubblicando la videoinchiesta a puntate, che si chiama Bloody Money, su rifiuti e tangenti, che sta facendo tremare la politica campana. Nella notte tra sabato e domenica, un incendio probabilmente doloso ha semidistrutto un bar edicola tabaccheria in via Tenolfi a Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno. L'attività è conosciuta come Bar Rosa ed è gestita da circa 25 anni dalla famiglia di Carmine Benincasa, uno dei reporter firmatari della videoinchiesta. Il suo nome compare alla fine di ogni puntata tra quelli dei giornalisti che hanno collaborato al lavoro firmato da Sascha Biazzo. Prima che il gallo canti, sul loft il docufilm sul prete di strada. Aspettiamo di trovare un altro come lui, insomma, dicono. Prima che il gallo canti, il Vangelo secondo Andrea, scritto e diretto da Cosimo Damiano D'Amato, con Andrea Gallo e i contributi di molti volti noti, dal mondo dello spettacolo a quello della musica. È il film documentario visibile in esclusiva sul sito e sulle app di Loft. Bagheria ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco Patrizio Cinque. Si sospese da Movimento 5 Stelle dopo avviso di garanzia. Il primo cittadino accusato di turbativa d'asta, falso abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, omissione di atti d'ufficio. L'indagine era emersa a settembre con il GIP che dispose e poi revocò la misura dell'obbligo di firma. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.